Benvenuti, iniziamo il venerdì pomeriggio qui in Piazza Battistone con una conversazione che parte dai falsi del male fino ad arrivare alle fake news di oggi. E siamo con chi del male è stata cofondatrice, Cinzia Leone. Insieme a una delle voci e dei volti oggi, direi, La 7, Radio 24, David Parenzo. Bene, grazie. Allora, buon pomeriggio. Io vi chiedo subito scusa perché qualche minuto prima della fine dovrò andare a registrare un pezzo di quella terribile trasmissione di cui ogni anno mi vergogno e continuo a farla, ovviamente, la grande contraddizione in termini che è La Zanzara. Quindi qualche minuto, però, come dire, Cinzia Leone, che è la vera protagonista e ispiratrice di questa chiacchierata, è una persona assolutamente eclettica, piena non solo di interessi ma di cose incredibili che ha fatto nella sua vita. Ha fondato giornali, fa vignette, romanzi, cioè, insomma, quindi è sicuramente più interessante di quello che avrò da dire io, ma in realtà c'è un ponte che lega questo nostro titolo che Cinzia ha trovato, onore al merito, satira dannata, senza l'apostrofo, e che dovrebbe scivolare verso... Che rapporto c'è tra le fake news, la satira e lo straordinario falso d'autore? È quello che proveremo, come dire, in qualche modo a mettere insieme in questi pochi minuti di conversazione. Io, come dire, ho il compito, non so perché, di parlarvi delle fake news. Ora, devo dire che nei prodotti giornalistici che fino ad oggi ho fatto non sono stato accusato di tante cose, ma mai di produrre fake news. Quindi però sai quanto sono pericolose, più di chiunque altro. Esattamente, no? Però esattamente, so, perché infatti ballo sul Titanic ogni sera, dando volontariamente voce a una serie di squinternati e di personaggi folli che delle fake news ne fanno la loro constituency, diremmo, no? E quindi oggi il grande tema sono i famosi negazionisti del vaccino, che sono assoluti protagonisti nelle nostre trasmissioni, ma ho visto che anche ieri nella grande trasmissione di Corrado Formiglia, ad esempio, in un contenitore molto serio e giornalisticamente impegnato, Corrado li ha smascherati e messi di fronte alle loro contraddizioni. Ma allora il grande tema è esattamente questo: su che cosa si reggono le fake news? Vedete, un grande libro che è il Talmud diceva una cosa molto semplice, diceva: una balla per essere efficace deve avere alcuni elementi di verità. Perché esatto. Se io improvvisamente qui vi dicessi che ho visto a Camogli Danko Singer svolazzare sopra Camogli senza le ali, e immediatamente tutti voi mi direte che Parenzo si è fatto, Parenzo è pazzo, Danko certo. Singer lo abbiamo visto, vive e lotta insieme a noi, ma non svolazza senza le ali. Però se io questa storia in realtà l'avessi condita un pochettino meglio e magari vi avrei detto che da un elicottero forse si intravedeva un filo trasparente, l'ottimo Danko Singer come un novello d'annunzio svolazzando sopra qualcuno la nostra cavoglia, ci avrebbe creduto. Ci mandava i volantini dell'iniziativa, qualcuno forse ci avrebbe creduto. Ma questa risposta non ci basta per spiegare l'essenza delle fake news. Scusa, mi alzo in piedi, ma non cambia la sostanza purtroppo, e quindi, però è semplicemente che sono mezzo perché sono mezzo ciecato. Questa non è una fake news, è una realtà, come direbbe Carlo Freccero. Le fake news hanno degli elementi straordinari e secondo me, nella mia piccola istruzione classica che ho avuto nel passato, per provare a spiegare che cosa sono mi devo rifare ai grandi classici. Guardate, sono veramente pochissimi minuti, però secondo me è illuminante anche per quello che poi Cinzia ci farà, certo. ci farà vedere dopo. E i due grandi classici sono, uno, il maestro della grande letteratura, che è Alessandro Manzoni, e l'altra è un libro straordinario, che è straordinario nel senso qui peggiore del termine, nel senso di incredibile, monstrum, proprio nel senso latino, di mostruoso, nel senso appunto di indescrivibile nella sua brutalità e nella sua terribile efficacia, che è I protocolli dei savi anziani di Sion. Ma andiamo per ordine, perché il buon vecchio Manzoni ci aveva già insegnato tutto. Nei Promessi Sposi c'è un momento straordinario in cui c'è il povero Renzo Tramaglino sfigato alla ricerca della sua bella, alla fine Promessi Sposi che cos'è? La storia di uno stupro mancato, adesso bisogna dirla
Tanto Manzoni... Beh, Anna Karenina è una storia di corna, appunto, ma non si può dire... Manzoni non c'è e non ci potrà querelare. La grande letteratura può essere sempre riassunta. È questa roba straordinaria. Però qualcuno dice, sì, bravo, fallo te però, scrivilo, esatto, te. E dice, esatto, no, vabbè, la storia è banale, si diceva, no? In fondo chi è uno che è un villico, che ama la sua bella, non ce la fa, c'è un cattivo che si chiama Don Rodrigo, che si mette nel mezzo, ci sono i bravi, i due si dividono, uno viene messo da una parte, uno dall'altra, lui la ricerca, alla fine si trovano e si sposano. Sì, detto così, fallo te, però voglio dire, scrivilo te quel capolavoro. E infatti, siccome Manzoni era un vero genio, da cattolico democratico qual era, però aveva anche intuito una cosa straordinaria dello spirito del tempo. Perché ogni periodo ha il proprio spirito del tempo. E Manzoni lo aveva talmente capito che c'è un capitolo straordinario in cui lui non solo prende per il culo, diremmo alla radio, quei cosiddetti falsi intellettuali che sono al servizio del regime e quindi alimentano false verità. Ma in più nel libro ci sono invece dei grandi intellettuali che nel silenzio provano a dire attenzione, guardate che la peste a Milano gira per ragioni che noi vi diciamo perché non ci sono loro che ti seminano, che diffondono la peste. E questi erano totalmente inascoltati. Tant'è che il Manzoni dice il buon senso c'era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Bellissimo. Ma soprattutto costruisce su un grande falso un ultimo capitolo che è un libro a sé e che questo che è libro, la storia della colonna infame. Dopo il quale non ha mai più scritto nulla. Che è esattamente. Quindi è la sua firma al più grande romanzo di fiction della storia italiana. No, ci abbiamo Dante, poi ci abbiamo Manzoni, poi è finita. No, non è vero, poi ci siamo tutti gli altri. Ma la verità è con questo la storia della colonna infame, che è un grande falso, firma e conclude, in qualche modo dice dopo questo basta, o no? Esatto. E infatti dopo questo basta, però se noi ci fermiamo un secondo a ragionare sul buon senso c'era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune, troviamo il senso vero dell'episodio che il Manzoni racconta, cioè l'arrivo a Milano di Renzo Tramaglino. A Milano sono i giorni terribili della peste, c'è paura in città, la gente non sa perché ci sono i cadaveri a ogni angolo di strada, quindi la città è deserta e noi tutti abbiamo paura l'uno dell'altro. Vi ricorda qualcosa? Un po' come, esatto, vi ricorda forse qualcosa. In una strada piccola del centro della città non c'è nessuno, c'è Renzo Tramaglino che sta entrando, dall'altra parte della strada arriva un signore, i due si incrociano e quello che Manzoni chiama l'elegante villano, cioè l'ottimo Renzo, per educazione, così come gli avevano insegnato, sai, lui comunque era un contadinotto, ma insomma le buone maniere le conosceva, quando si fa incontro quest'altro signore che era dall'altra parte, lui si scappella, mette una mano in tasca, come facevano i gentiluomini, e si toglie il cappello. L'altro signore, vedendolo, immagina la qualunque e quindi ha paura sostanzialmente che lo voglia contagiare e quindi con un bastone lo allontana malamente. Il povero Renzo non aveva capito cosa stava accadendo in quelle ore nella città di Milano. Ma... sicché questo signore torna a casa e lo racconta alla moglie. Qui finisce poi il capitolo dei Promessi Sposi. E lo racconta alla moglie e dice, sai cara, oggi l'ho scappata bella perché ho visto un signore che era lì in questa via, sicuramente un untore, si avvicinava a me con passo deciso, mi guardava negli occhi e poi a un certo punto si è chinato, ha messo una mano in tasca, ma io col bastone l'ho allontanato. Da lì poi si alimenta tutta la balla che ben la che balla è l'epica, che la balla è sempre la conseguenza, il trascinamento, no? Le fake news sono un terribile veleno che trascina con sé una serie di protagonisti del veleno, di altri untori. Veramente la balla è una pestilenza, no? La fake news è una pestilenza. La pestilenza, infatti, beh, insomma, quante ne abbiamo sentite in questi ultimi mesi, dagli immigrati portano le malattie, ecco, io ho provato anche a ricordarlo al direttorissimo Feltri qualche giorno fa, i suoi titoli sui quali io spesso... contro i quali io spesso battaglio con lui. Oggi, volendo usare un'iperbole, bisognerebbe ribaltare, bisognerebbe mettere il billionaire porta le malattie, in realtà, se uno volesse fare il paradosso e metterla tutta, ma senza nulla dire contro il billionaire, che è una grandissima azienda, ma semplicemente notando che in questi ultimi mesi chi è stato, suo malgrado, e ne ha subito, certo, le conseguenze, il diffusore del virus, è chi ha avuto l'opportunità di girare moltissimo. Okay.
e quindi chi è stato in contatto con il jet set internazionale e chi ha preso tutte quelle... E allora perché leggiamo oggi questa furia assolutamente ingiustificata nei confronti anche di Briatore, per cui senza alcuna ironia assolutamente la solidarietà è che si rimetta presto, ma perché quella furia della rete si è scatenata nei confronti di Briatore? Perché Briatore era lo stesso che 15 giorni prima negava l'esistenza del virus sostanzialmente, quindi in modo molto spavaldo diceva ma la mascherina, ma no, ma quindi che... il vero e il falso si rimbalzano senza confronto con i numeri, e questa è l'altra grande questione effettivamente. Ma cosa abbiamo combinato? La ricerca della verità, parola enorme. Allora qui chiudo semplicemente con l'altro grande classico, che è i protocolli dei savi anziani di Sion. Anche questo è un capolavoro della confezione della fake news, fatto in un'epoca in cui la comunicazione non era la comunicazione di massa che noi abbiamo oggi, perché oggi abbiamo il vaccino, oggi abbiamo la malattia, il virus, il fake, ma abbiamo il vaccino, e il vaccino è la rete stessa. La rete stessa è il vaccino, perché ci può consentire di smascherare quasi a tempo di record le putanate. Esempio di scuola classico. Il giornalista, secondo me, 4.0 dell'età contemporanea, deve avere tre strumenti fondamentali in mano. Il primo, la vanga. Il secondo, la bussola. Scarpe. Beh, le scarpe sì. No, però, diciamo, scarpe per camminare, andare a vedere le cose. La verità, camminare, davvero. Insomma, però se c'è un'immaginifica corsa all'oro, sì, devi avere tre cose in mano. Devi avere la vanga, devi avere la bussola, vanga, bussola, determinante, e il setaccio. La vanga perché con le scarpe devi andare nel posto e cominciare a scavare per trovare le notizie. La bussola perché la notizia non è mettere il microfono sotto un politico e chiedergli la dichiarazione, ma la bussola è inquadrare il fatto. Il lettore o il telespettatore va guidato nel tuo percorso, non perché tu sei il chierico e gli altri non sono nulla, ma perché la notizia va inquadrata, la dichiarazione va inquadrata, il fatto va inquadrato. E il terzo elemento fondamentale è il setaccio. Il setaccio, come nella corsa all'oro, serve per separare la sabbia dalle pietre preziose, e qui il setaccio serve per separare le fake news, le puttanate, dalle cose vere. Allora, questi tre strumenti oggi sono fondamentali nel nostro mestiere, in chi prova a raccontare quelli che sono i fatti e le notizie. E noi ne abbiamo un esempio straordinario, quando ancora internet, la rete non c'era, la comunicazione di massa non era così di massa come quella di oggi, in cui in un frame tu arrivi dall'altra parte del mondo, e i protocolli di Savi di Sion è, come dire, pacco contro pacco e contro pacotto, per citare. L'unico grande vantaggio è la smemoratezza. Sono andata anni fa in una casa di campagna e ho aiutato un mio amico a riordinare la libreria del padre, e tra dei libri meravigliosi, tra cui una prima edizione di Americana, figuratevi un po', ho trovato i protocolli dei Savi di Sion. Ho detto, ma perché tuo padre aveva questo libro che è un falso? Ma io non so nulla di questo libro. Quindi il setaccio ce ne sono due, quello delle notizie ma anche quello della storia, che ogni tanto ci libera di dei cascami. Io però volevo farvi vedere questa cosa curiosa, che con le fake news non c'entra nulla, perché non si tratta di veleno, ma si tratta in fondo della medicina, altrettanto quanto questo setaccio, questa vanga e questo consumare le scarpe per cercare le fonti e per verificare le notizie. Però c'è anche un modo che è appunto non veleno ma pozione magica, e che in qualche modo è una pozione magica drogata, che ci siamo inventati in un momento molto particolare della storia del paese, perché siamo tra il 78 e l'82 e siamo esattamente 4 settimane prima che venisse rapito Moro. E questa cosa che vi farò vedere, che è solo un pezzetto del lavoro di questa grande testata che si chiamava Il Male e che io ho avuto l'onore di fondare quando ero una ragazzina, ma cos'è la cosa sensazionale di questo epopea di 4 anni? Innanzitutto il contesto storico in cui fondavamo un giornale di satira. Tutti vi ricordate cosa è successo l'altro ieri, Charlie Hebdo, no? Cioè non è facile fare un giornale di satira, è un rischio, è un pericolo, è una scopertura, ma noi di rischi e di pericoli e di scoperture ce ne siamo presi moltissimi. E volevo farvi vedere un segmento preciso del nostro lavoro. Innanzitutto
Questa era la testata, bruttissima, però ci piaceva così, era sporca. L'avevamo ereditata da un giornale francese che faceva Pino Zacca in Francia e poi è diventato in Italia Il Sale. Ops, indietro. No, mai bruciato, non mi va indietro. Eccolo, vai. Ecco, vi volevo far vedere la redazione. Allora, l'arco storico ve l'ho detto, partiamo 3 settimane prima che venga rapito Moro. Questa è la squadra. Quindi 78-82, un gruppo di scellerati tra i 22 anni e i 28 decide di fondare un giornale di satira. Attenzione, senza una lira. Cosa facciamo? Andiamo da un distributore, sapete che i distributori distribuiscono libri, giornali, che faceva dei giornaletti un po' spinti, e gli chiediamo aiuto. Lui distribuiva il giornale di satira precedente, ma faresti anche il nostro? D'accordo, vi do 3 numeri. Partiamo con 2.000 copie. Dopo 3 numeri voliamo in un modo pazzesco e voliamo anche grazie alla genialità, alla follia, ma delle invenzioni molto precise che vi farò vedere e uniche nel, come genere letterario, che sono i falsi. A un certo punto eravamo in redazione, facevamo vignette, pezzi satirici e cose, scopriamo che il nostro giornale aperto, noi avevamo un giornale così, che si piegava e poi aveva un'altra piega. Poggiato sopra a Repubblica aveva lo stesso identico formato. Fu l'idea del grafico, che era Marcello Borsetti. Eravamo in 3 grafici. Dice, ma è lo stesso formato, ma possiamo fare un falso? Basta, ne abbiamo fatti decine, decine e decine, ma vi faccio vedere il primo. No, un momento, in che epoca storica viviamo? Avete idea di come fossero quegli anni? Erano gli anni di piombo, anni terribili, turbolenti. L'Italia era un paese sotto una cappa di paura da una parte e dall'altra. Era un paese dove è stato possibile rapire Aldo Moro e ucciderlo. Voilà, questo è il primo. Questo è stato fatto esattamente il 30 maggio, quindi pochi giorni dopo il funerale. Un funerale di cui questa è la foto. Funerale drammatico, perché era un funerale dove la famiglia di Moro aveva detto no, non ci sarà la salma. Quindi era un funerale con un vuoto pneumatico dall'altra parte. C'era tutto lo Stato schierato, terreo, a San Giovanni, se mi ricordo bene, e non c'era lui. Non c'era lui perché nessuno aveva voluto fare la trattativa. Non è stato salvato e noi in qualche modo ci schieravamo, no? E dichiaravamo che con questa cosa lo Stato si era estinto. Dopo oltre 100 anni si è avverata la cupa previsione di Carlo Marx. Lo Stato si è estinto, il presidente Leone lascia precipitosamente il Quirinale, chiusi Camera e Senato, oltre 250.000 agenti dell'ordine disoccupati, magistratura e esercito non esistono più. Agitazione e paura tra i parastatali, scuole chiuse a tempo indeterminato. È un editoriale di Scalfari. Il giorno dopo Scalfari ha telefonato al giornale, perché rendetevi conto, la gente cosa faceva? Prendeva la copertina che era all'interno, questo giornale finto, lo rovesciava, ci metteva dentro la vera Repubblica e andava in giro così. La gente ci credeva, ci sono cascati tutti, al punto che Scalfari ha telefonato il giorno dopo. Questa è stata un'operazione di grande interesse, abbiamo fatto un balzo in edicola pazzesco. Scalfari telefonò dicendo, vi denuncio, prima chi è? Lei è il direttore, era Vincino, cioè, no, io non sono niente, mi passi il direttore, ancora non c'è, siamo un po' precari. Badate che siamo passati da 2.000 copie a 140.000, che è un numero che fa gola a molti giornali attuali. E voilà, questo è il secondo. Allora, avevamo appena giocato con l'Olanda e avevano dato la vittoria all'Olanda. Tutta l'Italia fremeva dicendo non è possibile, dovevano darla a noi. Noi materializzavamo i sogni. Vedete la differenza tra una fake news, no? I protocolli dei Savi di Sio, non Manzoni, quello mi sta appestando, e qualcuno che ti fa vedere quello che in fondo tu stai sognando, ma in modo dichiarato. Lo scherzo dura un secondo ed è uno scherzo che serve, questo... Questo festival è dedicato alla socialità. Quello era uno scherzo con cui la gente faceva scambio, con cui la gente
rideva, diventava gruppo. Annullati i mondiali, ci siamo, inutile dirvi che col primo ci siamo presi un target, tutti quelli che avrebbero voluto la trattativa, che avrebbero voluto riuscire a far vivere. Con questo ci siamo presi tutti quelli del Corriere dello Sport. Qui ci siamo presi un altro popolo, perché poi i giornali si fanno per diffonderli, no? Basta con la DC, attenzione. C'era il compromesso storico, no? Poi in realtà il compromesso storico non è stato rotto dai comunisti, è stato rotto dalla DC, ma insomma non importa. Tutti e due i popoli volevano, e forse chissà, avrebbero fatto bene a fare, ma smaniavano, i comunisti smaniavano. Questa era la risposta. 7 milioni di persone ha concluso il Festival dell'Unità, 14 cortei di massa, basta con la DC, folla gigantesca. Eccolo qua, Corriere della Sera. Questo è stato molto curioso, vedete il cambio di tono? Noi non dovevamo solo imitare la grafica di un giornale, che è difficilissimo, e non solo dovevamo imitarla con strumenti preistorici, noi lavoravamo con il piombo. Il giornale era stampato in carta da quotidiano, carta sporca. Vincino diceva sempre carta da satira, dove i colori si spandevano. Ma non avevamo i computer. Tutto questo è stato fatto con qualcosa di simile. Trasferelli, che si chiamavano Letraset, incollando nei titoli di testa dai giornali d'epoca fotocopiati, bisognava trovare i giornali, le aperture, lo stile, le grandezze dei giornali veri. In questi falsi ci cascavano i giornalisti dei giornali medesimi. Ecco qua, il tono, come vedete, cambia. L'uomo non è più solo nell'universo, questo è il Corriere della Sera, no? È paludato, no? Da un'altra galassia hanno raggiunto la Terra. E guardate là sotto, quando dire e tacere, il marziano assente di Umberto Eco. Ops. Perché quell'editoriale l'ha scritto davvero Umberto Eco, per noi, noi eravamo una squadra di giornalisti, di scrittori, di disegnatori e di grafici, chi faceva anche il misto come me, e per fare questi falsi sono stati coinvolti dei veri che scrivevano il falso di loro stessi, si falsificavano, e questo era meraviglioso, cioè Sciascia ha scritto il Giornale Sicilia, Placido ha scritto la un pezzo sulla Repubblica, Eco sul Corriere, Basaglia non mi ricordo e Calvino non mi ricordo, ma questa già era un'operazione folle. Torno indietro un secondo per dirvi questo. Le fotografie, perché tutto veniva falsificato, persino gli annunci mortuari, le pubblicità, l'ultima riga in basso a destra era inventata, capovolta e raccontata. Questo affare qui, che sembra un'astronave, attenzione, era un momento in cui tutti parlavano di UFO, tutti facevano avvistamenti, e quello è stato fatto con un contascatti telefonico, con un drappo di seta e una luce messa particolare è diventata un'astronave. Voilà, queste erano dietro, le pubblicità, gli annunci, ottimismo nel mondo della cultura, perché siamo sbarcati sulla Luna, quindi questo è il Corriere della Sera, downtown, no? Padre parliamo, no? Hai tanto bisogno di farti fottere, io sono qua, Famiglia Cristiana. Eravamo un po' spregiudicati, eravamo dei ragazzacci, cioè 22 anni, 28 anni, il più vecchio, rendetevi conto. E abbiamo creato un business che è durato per 4 anni, da 2000 copie a 140, di nuovo a molte poche copie, e abbiamo poi chiuso, sciogliendoci come i Beatles. Questo falso è l'anello di congiunzione tra la scimmia e l'uomo, decidete voi chi è la scimmia. Beh, così è facile però, è cattivo, è facile così. C'è un anello di congiunzione perché questa meraviglia, attenzione, abbiamo detto che il primo falso è dopo il funerale di Moro, ma Moro è rimasto dietro e c'erano le Brigate Rosse che non sono finite dopo l'omicidio Moro. Cioè il clima, la zona grigia che governava il paese, credetemi, era molto, molto, molto più ampia di quanto si pensasse. E le istituzioni non sapevano come governare questo cambiamento. E non dipendeva solo dalle Brigate Rosse, ma dipendeva dalla liberazione, cioè dai trascinamenti, dalla liberazione in poi. C'era un mondo che desiderava cambiare e cambiava malamente. Ma questo è stato davvero pericoloso. Erano anni pericolosi.
Questi qua sono stati non un falso, ma ben tre falsi, congegnati da un signore che con questo signore c'entra molto. Perché era lo zio. Un giorno arriva in redazione, tre falsi fatti in due giorni. Una follia. Io mi ricordo, non abbiamo dormito per tre giorni. Ebbene, arriva in redazione lo zio, Sandro Parenzo, attualmente Tele Lombardia, giusto? In realtà è cugino, questo poi diventa una fake news, lo zio. Non è tuo zio, no. È cugino diretto. È cugino, però Parenzo siamo solo noi, quindi va bene, è cugino. Perché è molto più grande di te, pensavo fosse zio, mi ricordavo. Beh, abbastanza, io ne ho 44, lui 70 qualcosa, sì. Non è appunto, proprio, non poteva essere zio, no? Non è una fake news, insomma è un salto del... Però allora, il marchio di fabbrica c'è, indubbiamente. Il marchio di fabbrica c'è. La stronzaggine c'è. Quindi, c'è. Curiosamente, siamo messi insieme oggi, ma c'è questo filo conduttore. Arrivò in redazione e disse, ce la possiamo fare, Tognazzi è d'accordo. Diciamo che Tognazzi era il capo delle BR. E la notizia su tre giornali, facemmo un botto. Poi vi racconto, io che esco dalla tipografia col giornale appena stampato, alle 5 del mattino, e tutti questi addormentati al semaforo accanto a me con gli occhi dilatati. Perché ci credevano tutti. Ci sta. Naturalmente era il periodo del grande vecchio, quindi l'incubo delle Brigate Rosse e l'idea che ci fosse un grande vecchio dietro. Il grande vecchio era il cugino di David Parenzo. Vedete i titoli a pieno carico di Paese Sera, grandi. Guardate, leggete il sottotitolo. Anche Vianello nella direzione strategica. 500 carabinieri gli danno la caccia, finto lo scioglimento della coppia ai tempi di 1, 2, 3. Da dietro le quinte dirigevano il movimento eversivo, ampia retata negli ambienti dei comici. Le congratulazioni di Pertini. Pertini era un amico del male, invitò al Quirinale una piccola delegazione. Quando la comicità diventa eversione, mi dichiaro prigioniero politico, Tognazzi, tutto girato a casa di Tognazzi, con la moglie che diceva, ma sei proprio sicuro? Sì, sì, facciamolo. E suo cugino che montava la panna. Ultimo farneticante saggio di Tognazzi, Negri attende la scarcerazione, Negri, no? Negri Toni però. Certo, e ora si è fatta luce, Pecchioli, i comunisti, no? Ora si è fatta luce, loro non volevano. Ecco qua, facevamo anche le pagine dietro, cioè il retro, le girate, immaginatevi andare in giro con questo. Quando mi calo il cappello da cuoco sento un brivido nella schiena. Il personaggio... che questa è una citazione, no? Che è la citazione di Toni Negri che diceva quando mi calo il passamontagna. Certo, è fatta apposta, bravo. La stampa, guardate com'è più cool, com'è più savoiarda la stampa, no? Clamoroso arresto di Ugo Tognazzi, schiaccianti le prove, inaspettato raid del generale della Chiesa. L'attenzione dei magistrati si sposta nell'ambiente dello spettacolo. Mandato di cattura per Raimondo Vianello, oscure connessioni con la morte di Ernesto Calindri. Soddisfazione a Mirafiori per il successo della casa automobilistica torinese, colta dai carabinieri a geometrie infrante. Questo è un titolo d'epoca, una luce in fondo al tunnel. Ora vi devo solo raccontare una storia, minuscola, poi ve le faccio vedere altre, sono più carine dell'altra. Quel giorno siamo dovuti andare ad affittare le divise. All'epoca era prima delle leggi speciali, sono state subito dopo. Tu potevi andare in una... magazzino di costumi teatrali e prendere tutta la roba dei carabinieri. Poi dopo l'hanno vietato, giustamente, perché chiunque si vestiva da carabiniere o da vigile del fuoco o da... E qualcuno doveva andarle a prendere, mandarono me e un altro redattore che si chiamava Zaccagnini. Avevamo un'unica macchina al giornale ed era una Panda che ci aveva regalato malamente la Fiat, l'aveva mandata per pubblicità, noi non ci avevamo fatto nessuna pubblicità e la tenevamo, chiamava la Fiat ogni due giorni dicendo ci ridate la Panda, noi no, ci serve, con la Panda del male, quindi non nostra, intestata alla Fiat, una follia, andiamo a noleggiare, apriamo il portabagagli, tutte belle piegate, le bandoliere, le scatolette, i cosi con le fasce, i cappelli e dei mitra di plastica noleggiati, tutti messi in bell'ordine su cosa. Chiudiamo, saliamo e si parte. All'altezza di Monteverde ci fermano con la paletta. In quel momento io assomigliavo a una brigatista, mi fermavano sempre quando ero in 500, ma lì c'avevo il cofano pieno, no? Il mio vicino... Il pilota, che era un redattore, aveva un cognome molto particolare, si chiamava Carlo Zaccagnini ed era il figlio di Zaccagnini.
ed è stato un fondatore del male. Quindi mentre Moro, mentre iniziava, no, la il nostro percorso, il Moro era prigioniero e poi ucciso, noi avevamo il figlio di Zaccagnini con noi. Curioso, no? Avevamo anche il figlio di Dario Fo, 22 anni, 24 anni, dei bambini. Io e il figlio di Zaccagnini veniamo fermati. Con Carlo, che facciamo? Ci abbiamo il cofano pieno. Non ti preoccupare, va? E che dobbiamo fare? Ci fermiamo, ci fermano, dai i documenti. Zaccagnini, Leone. Ci siamo fermati due curve dopo ridendo, che, ma cosa hanno pensato? Cioè, scusami, prima che io vi saluti così poi continuo, sì. Tu sei la regina dei falsi, perché poi nella tua vita hai continuato a farli in realtà i falsi. Io praticamente sono un falso, ho sei omonime, quindi io falsifico tutte e sei. Perché la dottoressa Leone, nella sua carriera attuale, quindi non parliamo degli anni di questi straordinari... Era una bambina. Come direbbe Mario Capanna, formidabili quegli anni. E, il suo ultimo libro di Mondadori, Ti rubo la vita, in realtà si sarebbe dovuto chiamare in un altro modo, no? Beh, c'ha avuto un titolo che ha retto per molti mesi e si chiamava Il falso ebreo, perché è la storia di un musulmano in affari, un commerciante musulmano in affari, turco musulmano in affari con un ebreo. L'ebreo viene ucciso in un pogrom, siamo nel 1936 a Jaffa, in Palestina. Gli salta tutto l'affare, è morto, non l'ha ucciso lui, e lui ci pensa un po' e poi dice: mi sostituisco a lui. Ma diventa ebreo nel 1936, che è una bella fake news, è una bella follia. Tu devi andare? Io vi chiedo scusa, ma devo andare a registrare un immondo programma. Sandro Parenzo, David Parenzo. Per chi vuole, ci vediamo poi stasera. Ah no, stasera lui ha uno spettacolo, veniteci. Ebreo, sei in terrazza con la kippah. Dove sei esattamente? Comunicazione? Non lo so. Ve lo dico io dopo, lo cerchiamo. Grazie, grazie David. La radio, la televisione, vedete quanti me. Pensate che quando noi facevamo questi falsi, perché questi falsi erano così credibili? Per due motivi fondamentali. Perché la stampa era assolutamente credibile, perché la politica era assolutamente credibile, quindi tu puoi fare un ribaltamento. Quando l'oggetto del ribaltamento è un oggetto forte, importante, potente, credibile, assoluto, è il tempio. La stampa era un tempio, non la stampa come già, la stampa era credibilissima. Non so se si potrebbe fare questa cosa adesso, ma era credibilissima anche l'edicola. Se un edicolante ti dava una cosa, era vera. La politica era più credibile, quindi noi potevamo, puoi rovesciare qualcosa che è, e con questo non dico altro. Facevamo, come vedete, anche le pubblicità. Guardate questa, siamo praticamente, no? Sì, ci inventiamo un van che possa contenere un intero consiglio d'amministrazione. Era il momento dei rapimenti, quindi è un modo per rapire meglio. Questo è il giorno, abbiamo fatto 4 in effetti, non 3. E queste erano le foto, vedete le divise di cui vi parlavo? Perfette, lui con le catene, bisognava trovare un... c'era lui col grembiule. Quello è Sergio Saviane, un vero giornalista, quindi cioè, noi eravamo verissimi, però eravamo anche falsissimi. Eccola qua, questa è stata una seconda colpo a Repubblica, è la terza guerra mondiale, l'umanità nel pallone, 7 milioni di morti nelle ultime 12 ore, l'uomo è una bestia, di Giorgio Bocca. Giornale di Sicilia, questo è molto interessante, qui collaborò Sciascia. Ho voluto deporre davanti al giudice Pizzillo, adesso in pericolo Ciancimino. Ecco i nomi e i cognomi di mandanti e killer. Di nuovo il Corriere dello Sport, il Totocalcio rimborserà. Erano sogni, noi concretizzavamo i sogni degli italiani. Questo però è il più interessante come previsione. Questa è esattamente, noi riuscivamo a prevedere ciò che sarebbe successo. Ma pensate che in un'edizione del Bild, che non ho più trovato, abbiamo fatto un falso del Bild Zeitung, distribuito, attenzione, nelle spiagge della riviera Adriatica, lì dove i tedeschi ci sono, e dicevamo che il muro era caduto.
queste erano operazioni che ci costavano tutto quello che incassavamo con questa montagna di copie, invece di capitalizzarlo noi lo spendevamo in aeroplanini e tiravamo dei volantini, facevamo i falsi del build e mandavamo una squadra a venderli nella Riviera, facevamo, vedrete, il falso della Pravda, ma questo è una preview assoluta, abbiamo previsto troppe cose. Felicemente adottata per Napoli la soluzione finale. Un fiume di denaro si abbatte sul Mezzogiorno. Zamberletti colto da Malone si scaglia contro i terroni, ma la pizza è una metafora. No, guardate, è stata... Questo è molto interessante. Abbiamo fatto un falso anche dei concorsi. Ma guardate, leggete i testi. Poste di... Tutto era falso. Era falso anche il codice a barre che non c'era. Posti di feto, sana e robusta costituzione, posto da fotomodella per banconota, posti di confidente fantasioso. La Pravda, fatta qui e poi portata in Russia da tre persone, cioè tre persone pigliavano l'aereo, portavano le copie della Pravda, buttavamo i soldi e ci siamo divertiti come pazzi. Il Times, abbiamo fatto anche il Times, ma una ventina di giornali stranieri, addirittura un giornale polacco, Tribuna Ludu. Questo ci tengo moltissimo, perché? Perché oggi come oggi, Quotidiano Ronna era un giornale per l'appunto femminista, quello era un momento in cui tutto nasceva, no? Io poi ci ho anche lavorato, io ho lavorato in un buon terzo dei giornali che ho falsificato, augurandomi che nessuno si ricordasse di questa cosa ogni volta che collaboravo, perché naturalmente. Immaginate oggi su un giornale femminista fare un titolo così, Gianna lascia Mario, che è un titolo terribile, ma insieme però è una fotografia del momento clou in cui la, diciamo, lo slogan era che il personale era politico. Cioè che gli amori avevano una valenza politica, che le relazioni uomo-donna erano politica. Anche quello l'abbiamo colto sul nascere ed è diventato, aspettando il ragù, guerra nucleare. Il sottotitolo era Ambarabacci, Ciccocò, tre cinguette su. Adesso non fate i furbini maschi. E qui c'era un falso bellissimo di Claire Bretéchet, i più grandi se la ricorderanno, era una grandissima vignettista francese. Abbiamo preso, senza battere ciglio né telefonarle, abbiamo falsificato tutto. Questa è una foto finale, ma in realtà abbiamo dell'altro. La prima era un disegno di, non l'avevo detto, di Andrea Pazienza, che è stato... Noi abbiamo anche poi accolto quelli di Frigidaire, e quindi Pazienza, Liberatore, Tamburini, tutto un mondo che poi avrebbe continuato col fumetto invece che con la satira. E io sono questa, non so... Questo è Carlo Zaccagnini, con cui avevo fatto quella storia, e poi Angelo Pasquini, Jacopo Fo, Angese, Vincino, Giovanna Caronia. Lui era il grafico che aveva inventato, che aveva visto questa possibilità proprio tipografica. E questo è per insomma, grandi disegnatori e illustratori. Non falsificavamo solo i giornali, a un certo punto ci aveva preso la mano. Abbiamo fatto un assegno di Caltagirone, del Banco di Roma, l'abbiamo stampato e celofanato nel giornale e quindi potevi far finta di darlo. Abbiamo fatto un falso Craxi, ma un falso di carne. Quindi il falso, quando ti prende la mano e diventa un motore propulsivo, una sorta di metafora e di ribaltamento, lì non esci più, quello diventa il cuore di un metodo di cambiare e per raccontare. Il nostro Vincino, questo qua dietro, che era il nostro direttore, un grandissimo disegnatore, poi per il Corriere della Sera e poi per il Foglio e per molte altre testate, che era proprio il perno del male, era identico a Craxi, ce ne siamo accorti, molto simile. Abbiamo chiamato i due più grandi truccatori di Cinecittà, costosissimi anche lì, noi spendevamo qualsiasi cosa, sono arrivati con tutte le valigette, l'hanno messo seduto, hanno lavorato 2 o 3 ore, calotta, pelata, trucco, rigonfiamento delle guance, abbiamo comprato un impermeabile acqua scutum strepitoso, era Craxi, controllando, perché guardate il lavoro non era cialtrone, fare coi falsi era difficilissimo,
tecnicamente riprodurre tutte le spaziature, gli accostamenti, i codici estetici di un giornale e per gli scrittori i codici linguistici, quindi il modo con cui un giornale parla, si esprime, la voce. Ebbene, lì c'era il problema di che questo signore alto uguale con la stessa stazza diventasse Craxi da fine a da capo a piedi, quindi l'impermeabile di Craxi, abbiamo visto tutte le foto, comprato le scarpe uguali, è diventato Craxi. A quel punto c'era un congresso al Palazzo dei Congressi all'Eur e Craxi, con tre finte guardie del corpo, su una bellissima auto, noleggiata anche quella, non ci importava nulla, è arrivato un quarto d'ora prima di Craxi, le guardie del corpo si sono aperte come due ali. Il finto Craxi, che era il nostro direttore, noi avevamo i fotografi perché ci abbiamo fatto il servizio dopo, passava in mezzo alle ali, entrava dentro il Palazzo dei Congressi, una madre ha preso il bambino, gliel'ha dato in mano, lui l'ha baciato e poi ci hanno sgamato. Divertente, no? No, tutto questo, guardate, era vero, io l'ho vissuto. Ed era una situazione così straordinariamente eccitante che poi la vita dopo, io dopo questi 4 anni sono andata a lavorare normalmente, come tutti gli altri, è stato un salto. Innanzitutto appunto entravo in giornali che avevo già falsificato e mi auguravo che non mi riconoscessero. Ma poi il livello di libertà, l'unica regola era funziona, lo possiamo fare, farà ridere, fa scattare una metafora, ci fa... farà volare il nostro pubblico, questa era l'unica regola, il resto non importava e ci arrivavamo comunque, notti in bianco, abbiamo fatto qualsiasi cosa. Ma volevo indicarvi un altro paio di curiosi falsi, a segno falso ve l'ho detto, falso Craxi anche, la statua di Andreotti al Pincio, tutti voi conoscete Villa Borghese, è piena di statue di grandi personaggi, scrittori, letterati, musicisti, poeti, Puccini. Noi abbiamo fatto fare da uno scultore una statua identica, abbiamo fotografato, ho preso le misure delle statue del Pincio, abbiamo preso uno scultore del Verano, cioè del più grande cimitero, quello che faceva le lapidi, costata una tombola quella statua, in marmo, di Andreotti, con le orecchie, con la penna di marmo, con la gobba di marmo, Andreotti in purezza, lucido, in marmo di Carrara, ed è stato di notte... clandestinamente messo su un capitello in mezzo alle statue di Villa Borghese, quindi un falso. Quello dell'aeroplano ve l'ho detto, le perquisizioni e gli arresti, non pensate che andasse così liscia. Scalfari ci voleva denunciare e noi non vedevamo l'ora perché avremmo aumentato ancora di più le copie, ma addirittura Paese Sera, dopo il falso di Tognazzi, il capo del BR, telefonò dicendo: se pensate di farne un altro di Paese Sera, avvertiteci perché saliamo la nostra tiratura. Cioè, vi rendete conto? Tutto questo lo vivevamo una banda di ragazzini. C'è un 24enne qui tra il pubblico? Non dico 22 come ne avevo io, 24, 26, 28, nessuno. Perfetto, noi avevamo quell'età là. E... allora, perquisizioni, arresti e sequestri in edicola ci hanno portato molta fortuna. Ci sequestravano in continuazione, entravano al giornale e perquisivano tutto, poi ci portavano via la roba, sequestravano le copie in edicola e così. Ma noi avevamo un grande alleato, che è anche oggi un grande alleato dei giornali, ma i giornali erano diversi all'epoca. E sono gli edicolanti, noi adoravamo gli edicolanti vendevano il doppio con noi, del vero e del falso, perché compravano due, la copia di Paese Sera per metterci l'incarto che gli davamo noi con la copia del Male, poi caspita c'è anche il Giorno, dammi anche la copia del Giorno, l'incarto, un altro incarto, e hanno comprato 4 giornali, ci adoravano. Poi facevamo una copertina Santa Edicola, dedicata agli edicolanti, andò benissimo. Il massimo di copie che abbiamo avuto è 140, un picco di 170, ma ricordo ancora l'amministratore, perché vivevamo in un unico appartamento, notte e giorno, eravamo un gruppo di lavoro con proprio un blocco, e c'era l'amministratore che aveva una, così, la macchina calcolatrice, faceva i conti e queste robe, e aveva un foglio di carta millimetrata che iniziò così, 2000 copie,
2005, 3000, altro foglio di carta millimetrata, 4000, 4500, altro foglio di carta millimetrata, arrivò al soffitto e lì un giorno prendemmo una bottiglia di champagne e facemmo festa. Altra cosa assolutamente significativa era il lavoro collettivo. Noi facevamo moltissime cose, innanzitutto un giornale è sempre un lavoro collettivo. Fare dei falsi è ancora di più un lavoro collettivo, perché ogni titolo viene misurato, giornalista, grafico, e disegnatori, illustratori, fotomontaggisti. Ma questo lavoro collettivo per noi arrivava al punto che non esisteva l'autore della vignetta. Cioè, tu l'hai pensata, adesso io non ho tempo, la disegni tu. Ah, va bene, la disegni tu, io devo fare un'altra cosa, colorala tu. Questo è l'esatto contrario del meccanismo attuale. Questo è mio, lo firmo io, non mi toccare, no? Avevamo una dimensione completamente diversa. E questo mi ha portato, e vi voglio raccontare un sogno che veramente, qui ci vorrebbe Parenzo perché lui non lo sa. E facevamo anche delle vignette crudeli. Crudeli contro la politica, crudeli contro tutti e anche contro la Chiesa e la religione. Per me questo era un pochino un problema. Ho avuto delle volte dei momenti difficili, erano spudorate, anche con le donne. Il political correct che adesso siamo abituati a usare non c'era assolutamente, ma non deve nemmeno esserci nella satira. La satira è veramente un mondo di assoluta libertà, perché sennò sei morto, se incominci a farti delle censure sei finito. Poi arriveremo, se ho ancora un secondo, quanto ho? Cinque? Cinque. Arriveremo a una cosa che è una piccola notizia che secondo me c'entra anche con Charlie Hebdo. Bene. C'era una vignetta di cui io mi sono pentita per una vita e un sogno che ho fatto ripetuto per anni che si interrompeva sempre in un punto. Nel sogno eravamo io, Vincino, Angese e Jacopo Fo e avevamo fatto una vignetta molto dura contro il Padre Eterno, molto dura. Madonna e Padre Eterno, per me era un disastro questa cosa, soffrivo. Tutti in fila e davanti chi c'era? C'era Dio nel mio sogno, il quale si alzava e faceva: allora, a te 7000 anni, a te 5000 anni, a te 2000 anni, a te 1000, a te 500. Io guardo e dico: ma qui siamo matti. Voi dovete sapere che io vengo da una famiglia con due religioni, mia madre ebrea e mio padre è cristiano. Quindi lì si rivelava anche un particolare atteggiamento. Io do di gomito, così, no? A Jacopo Fogli faccio: Jacopo, ma qua siamo matti, 7000 anni, ma io l'ho solo impaginata, te 12000 l'hai disegnata, ma quell'altro l'ha colorata. Ma che vogliamo fare? Quello è Dio. Io che ho anche una cultura ebraica molto radicata, lì mi è proprio scattata. Sapete che gli ebrei, no, dialogano con Dio e fanno anche le loro contrattazioni, no? Decidono se l'ultimo dei giusti, quanti uomini servono, quanti giusti per salvare Sodoma e Gomorra. Gli ebrei hanno un particolare dialogo col Padre Eterno. Io guardo tutti e faccio: io glielo dico. Dico: scusi, questo alza la testa, ma guarda, poi si interrompeva sempre a un certo punto. Dico: io non dico niente, è tutto giusto, ma mi dica solo una cosa. Quello mi guarda: ma quanti anni ha dato Hitler? Perché per me era l'apocalisse, cioè se con una vignetta ho 7000 anni con Hitler, sballa tutto. E vabbè, e dopo il male tutto è stato molto più, molto diverso, ma questa cosa è rimasta nella storia. La domanda che appare chiara è: si potrebbe rifare? Ci sono stati molti tentativi di imitazione di questa settimana enigmistica della follia che siamo stati noi, però credo che non sia più possibile, perché l'edicola non è la stessa, i giornali non sono gli stessi e nemmeno la politica. Però ieri ho trovato una cosa, l'altro ieri, questo è un numero dell'altro ieri, sì, del 8 settembre, e così titolava il giornale: Silvio risorge. Quando esiste un giornale normale che titola così, io do le dimissioni. Un'ultima cosa, c'ho un secondo. È una cosa piccola e però fondamentale. Abbiamo molto parlato di libertà, una libertà che quella redazione se la prendeva tutta. Guardate che era difficile, non solo si rischiava un po' la galera,
Ma da una parte tutti ti amavano, ti ammiravano, ti fermavano per strada, appunto, tu stavi in macchina, vedevi gli occhi sgranati, i complimenti. Questo vi ho fatto vedere i falsi, ma ci sono 4 anni di vignette, di racconti, di pezzi incredibili, di performance, abbiamo fatto performance teatrale, di tutto. Ma la verità è che il tema della libertà e del rispetto degli altri c'è sempre e comunque. Ebbene, l'altro giorno Macron, in occasione del processo per i morti, i vignettisti morti di Charlie Hebdo, ha preso una posizione molto francese, ma molto, molto, molto interessante. E voi vi ricordate cosa è successo lì, no? Un gruppo di islamisti ha semplicemente ucciso, ha fatto irruzione nella redazione e ha ucciso dei vignettisti, uno dei quali io l'ho conosciuto. È stato un massacro, ma un massacro alla creativa, cioè non c'è rispetto, perché loro avevano insultato, ma avevano fatto vignette contro la Chiesa e contro chiunque, ma non è che un gruppo di signori con l'abito, con i bottoncini e il mitra sono entrati a sparare, mandati dal Vaticano. Cioè la differenza c'è ed è curiosa. E Macron, all'apertura del processo, ha fatto un'uscita pubblica in cui difende la libertà di espressione fino al diritto alla blasfemia, ha usato questa espressione, cioè possiamo anche prendere in giro il Padre Eterno. Secondo me il Padre Eterno capisce, molto meno quelli che del Padre Eterno sono gli scherani, eh? Quindi buona libertà a tutti, sono felice di avervi raccontato un pezzo della mia vita e credo che è un pezzo che rimarrà nella storia del giornalismo. Sicuramente. Grazie Cinzia Leone.